Da diversi anni i tesori contenuti in Palazzo Schifanoia a Ferrara sono al centro dell'attenzione. L'obiettivo è sempre il medesimo: conservare e rendere maggiormente fruibile la decorazione della celebre Delizia Estense, testimonianza dei fasti di una civiltà lontana eppure ancora pulsante di vita. È questo l'impegno che si sono dati, da più di una decina d'anni, il Comune di Ferrara e l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna. La collaborazione è cominciata con il restauro del soffitto della Sala degli Stucchi di Domenico Di Paris, è proseguita con l'intervento nella Sala delle Imprese e da qualche anno si è concentrata sul Salone dei Mesi. Nel 1998 si è avviato un programma di restauri finalizzato a porre rimedio ai problemi che hanno afflitto la parete nord e a restituire adeguata leggibilità alle decorazioni superstiti. L'intervento ha riguardato i telai di legno posti a supporto degli affreschi staccati nel 1964, che sono stati sostituiti con nuovi telai indeformabili, in alluminio anodizzato. Questo ha consentito di ovviare al problema della trazione esercitata dai vecchi telai, che avrebbero lesionato la superficie pittorica. Questo intervento è stato curato da Ottorino Nonfarmale, la cui gloriosa carriera si è legata più volte agli affreschi di Schifanoia. Conclusa questa fase dei lavori di restauro, all'inizio del 2001 l'attenzione si è spostata sulla parete orientale del Salone, ove Francesco del Cossa dipinse, entro il marzo del 1470, le stupende scene illustranti i mesi di marzo, aprile e maggio. Tale intervento si è presentato da subito diverso da quello condotto in precedenza. Trattandosi di un muro divisorio interno all'edificio, in questo settore del salone non erano fortunatamente presenti i problemi strutturali dell'adiacente parete nord. Questo velo giallo, presente in maniera eterogenea, risultava di ostacolo alla comprensione del testo pittorico, in modo particolare nelle paraste dipinte che dividono i mesi e nell'area della fascia mediana, ove sono raffigurati i segni zodiacali e relativi decani. Grazie alle accurate indagini eseguite da Diego Cauzzi e Daniela Pinna del Laboratorio di Analisi della Soprintendenza ai Beni Storico-Artistici di Bologna, ho potuto appurare la natura di questo ingiallimento, causato dal processo di mineralizzazione di un olio essiccativo utilizzato in passato per proteggere l'affresco. Ciò ha portato alla creazione di una pellicola sottile ma assai evidente di ossalato di calcio. Su questa pellicola si è progressivamente depositata la polvere, che ha trovato aderenza nella sua natura oleosa. Il problema, a questo punto, era rappresentato dall'opportunità o meno di rimuovere tale pellicola. Le indagini chimiche, oltre ai primi saggi di pulitura, hanno evidenziato sin da subito la solidità di tale velo mineralizzato.
I più recenti orientamenti in materia tendono a conservare le pellicole ad ossalato a patto che queste non rappresentino un serio impedimento visivo alla fruizione dell'affresco. In questo caso l'impedimento sussisteva e perciò si è deciso di eliminare la pellicola laddove essa creava danni alla lettura degli affreschi di Francesco del Cossa, vale a dire nelle partiture architettoniche e nel registro mediano con i simboli astrologici e relativi decani, dove il cielo è dipinto con azzurrite stesa a secco su una base ocra. Assunta questa decisione, ci si è concentrati sull'individuazione di un solvente idoneo. Le prime prove di pulitura non hanno dato risultati soddisfacenti. I metodi tradizionali si sono rilevati adeguati a rimuovere lo sporco e la polvere, ma non il film giallastro ad ossalato di calcio. A risolvere il problema è stato il laboratorio di analisi della soprintendenza, che ha messo a punto un particolare gel acquoso costituito da acido citrico, trietanolamina ed alcol benzilico addensati con cellulosa. Questo gel ha permesso di effettuare un intervento selettivo sulla pellicola ad ossalato, in condizioni di assoluta sicurezza per i pigmenti. Il gel è stato applicato sulla superficie pittorica interponendo un foglio di carta giapponese per facilitarne la rimozione. L'operazione è stata infine completata con lavaggi acquosi. Questa metodologia di pulitura, ben controllabile e graduale, ha consentito di liberare le porzioni di affresco interessate dall'ingiallimento. L'intelligente lavoro di Ottorino Nonfarmale e dei suoi bravissimi collaboratori ha dato da subito esiti importanti. Rimossa la pellicola d'ossalato, è emerso lo splendido azzurro steso a secco da Francesco del Cossa, che fa brillare nel cielo i segni zodiacali e i decani del registro intermedio. Risultati ugualmente significativi sono stati ottenuti anche nella pulitura delle lesene, che ora appaiono di nuovo come veri e propri elementi architettonici pensati per dividere e scandire la narrazione. Finita la parte più delicata della pulitura, sul resto della superficie pittorica non interessata dall'ingiallimento, si è proceduto asportando, con metodi tradizionali, la polvere depositatasi sulla patina, mentre su alcuni azzurri si è riutilizzato il solvente impiegato per la fascia mediana. In corso d'opera ci si è resi conto che la base delle scene rappresentanti marzo ed aprile, al di sotto della calce che in quest'area ricopriva ancora gli affreschi, è sopravvissuta parte della decorazione dello zoccolo che presumibilmente si estendeva alle pareti dell'intera sala. Con particolare cura si è proceduto alla rimozione della calce, restituendo alla fruizione una parte della decorazione pittorica del Salone dei Mesi, sinora mai vista né rilevata. Un recupero importante, questo, che rappresenta un valore aggiunto del restauro. Concluse queste fasi, le più complesse e difficoltose, si è passati al restauro pittorico vero e proprio. I problemi da affrontare sono stati essenzialmente due. Da un lato, la scelta di come integrare le piccole lacune che spesso i restauri precedenti avevano lasciato in piena evidenza. Dall'altro,
la necessità di riequilibrare le tinte neutre nelle grandi aree dove la decorazione pittorica è andata del tutto perduta, specie nei mesi di aprile e maggio. Per quanto concerne il primo problema, in linea con gli orientamenti di metodo più recenti, si è scelto di colmare le piccole lacune con colori vicini a quelli dell'area interessata, consentendo così all'occhio dell'osservatore di non inciampare in zone neutre, ma al contempo di non confondere l'integrazione ad acquerello con la pittura originale. In questo caso, ad esempio, l'operatrice sta colmando con del colore verde chiaro le lacune bianche retrostanti la testa del personaggio, intonando quindi questa zona all'area dipinta circostante. In altre aree, invece, come ad esempio nelle porzioni particolarmente ricche di dettagli o nelle congiunzioni fra colonne e superficie dipinta, si è operato rifinendo le parti interessate con discreti ritocchi a rigatino. Riguardo le tinte neutre da utilizzare nelle grandi zone prive di decorazione pittorica, l'attenzione è stata massima. Si è cercato di trovare un equilibrio tra l'immagine oramai storicizzata dell'affresco, con i suoi estesi brani grigio chiaro, e le nuove condizioni visiva, caratterizzata dalla maggiore luminosità che il restauro ha restituito agli affreschi. Ciò è stato possibile riequilibrando il tono delle tinte e, al contempo, pensando per quest'area una superficie materica lucida, simile a quella tipica dell'affresco. Ciò favorirà in futuro, in assenza di aree ruvide, operazioni di pulitura o di semplice spolveramento della parete. Dopo diverse prove, nelle quali sono state testate differenti tinte, si è scelta la soluzione più bilanciata tra l'immagine storicizzata dell'affresco e la nuova. La lucidità della superficie è stata ottenuta mescolando della cera all'intonaco utilizzato, ispirandosi così all'antica tecnica dell'encausto. Torna così ad essere interamente fruibile uno dei cicli pittorici più visitati dal fiorente turismo culturale, che trova a Ferrara una ragion d'essere particolare e sempre ricca di stimoli inediti. Uno di questi stimoli sarà d'ora in poi la nuova immagine di uno degli affreschi più affascinanti del Rinascimento italiano. Il lavoro non è però finito. Ora il compito è tutelare gli esiti raggiunti. Una costante manutenzione, un controllo dei flussi del pubblico, un'attenzione al problema del clima e un'adeguata soluzione illuminotecnica. Sono questi alcuni dei problemi principali da affrontare e risolvere nel prossimo futuro, a vantaggio degli affreschi di Schifanoia. Una soluzione a questi problemi verrà se tutti coloro che negli anni hanno contribuito a raggiungere il risultato odierno continueranno a lavorare insieme, nell'interesse di questa splendida testimonianza della civiltà figurativa rinascimentale.